Buongiorno a tutti, siamo con Marco Carretto, vice coach del club, assieme a lui insomma parliamo di questo ennesimo derby stagionale, partita che lo diciamo ieri, insomma non ha bisogno di presentazioni, arriverà la squadra forse più forte, tolta anche forse del campionato, a Fortitudo, gara insomma sicuramente in salita e difficile per il club. Sì, sicuramente appunto non c'è bisogno di presentazioni, nel senso che la classifica parla molto per quello che è il valore. Sono sicuramente stati molto continui in questo periodo di campionato, sono partiti fortissimo sia nel precampionato che nella prima fase di campionato, hanno avuto l'unica flessione contro Piacenza un paio di settimane fa. Questo sicuramente non è uno degli aspetti che va a nostro favore, nel senso che chiaramente una squadra del genere deve metterci qualcosa per perdere una partita contro di noi eventualmente, però avendo appunto avuto un passo falso di recente, questo è abbastanza complicato. È una squadra estremamente esperta, estremamente solida dietro e in difesa, sia per fisicità, sia per intercambiabilità, sia per appunto esperienza di tutti i giocatori e organizzazione di squadra. E da lì diciamo che è quella che riesce a costruire meglio una giusta distribuzione tra canestri in campo aperto, appunto costruiti da rimbalzi, aperture sia di lunghi che di giocatori che hanno grosse capacità di iniziare il gioco e l'equilibrio appunto con un ottimo gioco a metà campo. La loro forza forse è proprio la profondità della nostra, insomma quando manca un giocatore, in questo caso Mancinelli anche contro Centro la settimana scorsa, riescono a sopperire con altri italiani da queste assenze, insomma. Quindi è la profondità del roster un po' la forza principale. Sì, la profondità del roster e secondo me anche la grande duttilità del roster, nel senso che ha tanti giocatori capaci di stare in tutte le parti del campo, perché comunque giocatori come Luna e Rosselli sono comunque dei playmaker aggiunti che possono appunto da rimbalzo costruire, a metà campo costruire, hanno grande capacità di giocare per la squadra e ha americani che nonostante le grosse qualità hanno una grossa predisposizione e disponibilità a stare in un contesto di squadra di vertice, perciò al di là del numero dei giocatori c'è proprio questo aspetto di capacità dei giocatori di poter fare tante cose sia a livello di spazi in campo sia a livello di protagonismo realizzativo o appunto anche riuscire a stare in un tessuto di squadra. Quindi le problematiche sono due, cioè riuscire a non farli leggere troppo e al tempo stesso riuscire a reggere l'urto fisico di una squadra che avrà sempre forze fresche e grande fisicità e energia in campo. Cominciamo con la domanda per ragazzi. Si può aggiornare un po' sulle condizioni di Mike Cole, come ha lavorato in settimana, si sta un po' riprendendo lo stop adesso prima che settimana? Vabbè, sicuramente lui è in grosso anticipo rispetto ai tempi di prima diagnosi, nel senso che erano state preventivate più o meno 5 settimane, la scorsa è rientrato dopo 3, chiaramente in un recupero che sta andando per il meglio, nel senso che tutti i giorni sta lavorando sia da solo che con la squadra, sta caricando sia per il miglioramento della caviglia specificatamente, sia per un recupero proprio di uno stare in campo come minutaggio, e direi che la condizione è buona, non è ancora magari l'ottimale perché appunto è stato fermo 3 settimane, però mi sembra che sia la voglia di dimostrare in una partita del genere per un giocatore del suo livello, sia la condizione comunque crescente, sia di buon auspicio. Infatti diciamo che la sfida sua e di Swan verso una squadra di questo livello sarà una delle armi che potremmo avere un po' nel nostro affrontare questa gara. Io volevo chiedere proprio questo, cioè contro la Fortitudo tutte le squadre meno male cercano di dare qualcosa in più perché è la Fortitudo, quindi la capacità eccetera, può essere quindi una chiave non solo per Swan e Michael in quanto magari sfida nella sfida con Ergo, ma per tutta la squadra per cercare di andare al piano superiore per battere una. Io credo che sia una sfida in più per tutti, cioè a partire da noi staff che comunque viviamo una situazione speciale, per credo un palazzetto che sarà pieno che vivrà una situazione speciale, per un pubblico che probabilmente sarà richiamato in modo speciale da una partita del genere e di conseguenza sarà così per tutti. È chiaro che per giocatori di quell'esperienza, di quel livello come Swan e Hall e lo stesso Fantoni, questo è una cosa magari
più gestibile in maniera positiva. È ovvio che un gruppo giovane che ha anche tanti giocatori che hanno magari sempre visto la Fortitudo o magari non ci hanno giocato contro, sarà una grande emozione, ma dobbiamo essere poi bravi anche noi a trasformarli in una carica positiva. Però la specialità della partita c'è, si sente, e sì, la chiave sarà quella di non farci, diciamo così, un po' sopraffare da questa specialità, e gli americani senz'altro saranno un po' la chiave per esperienza per trascinarci in questo percorso. Hai parlato di cornice, insomma, quanto sarà bello, ecco, giocare, ci ricordiamo tutti il derby contro 100, insomma, siamo sì, con sì, quel sì, livello lì di cornice, insomma, quanto sarà bello giocare una partita davanti. Sì, sicuramente il palazzo adesso è sempre stato comunque presente, e i risultati in campo secondo me ne sono anche la prova, perché anche in altre partite, l'unica che abbiamo perso è stata quella con Forlì, comunque sono state tutte quante partite in cui il fattore campo si è fatto sentire, e quella di Cento è stata, insomma, una situazione speciale. Questa per noi un po' da tutta la settimana stiamo già vivendo così, penso da addetti ai lavori per un super lavoro nell'organizzazione, a noi in campo per comunque un'aspettativa di quello che sarà presentarsi davvero in un palazzetto caldo. Poi ripeto, il sogno di riuscire a giocare e poter portare appunto in fondo, perché questo sarà il nostro primo obiettivo. Non sarà una partita che potremmo strappare sicuramente noi, sarà una partita a cui dovremo rimanere attaccati il più possibile per riuscire nei minuti finali a giocarci le nostre chance. L'hanno fatto, diciamo, fuori casa Fortitudo in parecchie squadre, l'unica che ci è riuscita è stata Piacenza, ma perché appunto la Fortitudo, quando ci si gioca contro, crea degli stimoli in più. Ha il grosso problema di essere veramente una squadra solida, forte, ha il problema di essere una squadra che non regala niente, soprattutto in area, e un po' dipenderà appunto anche da questo il nostro poter essere un po' pericolosi e affidabili anche nel tiro da fuori. Altre domande, ragazzi? A posto. Bene, grazie. Grazie a te.